Siamo giunti alla fine di questa campagna elettorale, una campagna bella e partecipata che mi ha consentito di conoscere tante persone, tante storie, necessità e proposte. Ho ricevuto spunti di riflessione importanti e tanta energia. Di tutto questo farò tesoro. Da cittadino di San Giovanni condivido in pieno la necessità immediata di una nuova spinta per il futuro della nostra città, che ci chiede nuove prospettive e soluzioni solide e realizzabili. Se avrò il vostro consenso, il mio impegno per la nostra città sarà totale e concreto. Del resto sono un libero professionista e so bene cosa significhi prendersi un impegno e portarlo a termine, e so bene cosa significhi anche non tradire la fiducia di chi mi assegna un compito. Conosciamo tutti le problematiche che non possono più aspettare e che devono trovare una soluzione da subito. Penso alla nuova biblioteca, penso agli edifici scolastici che hanno bisogno di ristrutturazione e messa in sicurezza, al nostro Teatro Bucci e infine a Borgo Arnolfo. Mi sono documentato e conosco bene lo stato dell'arte di queste opere, la conclusione delle quali è per me una vera priorità. La nostra città ha poi bisogno di cura, di decoro, di manutenzione, ha bisogno di recuperare la sua identità a partire dai luoghi simbolici di una vitale aggregazione che, diciamocelo, oggi sono quasi totalmente assenti. La nostra ampia offerta formativa e i nostri poli sportivi portano in città ogni giorno migliaia di giovani, ma San Giovanni deve sapere offrire a questi giovani anche possibilità di divertimento e di svago, senza obbligarli a doversi spostare. Anche in questo metterò tutto il mio impegno. Poi penso al nostro ricco mondo associativo, che merita di essere valorizzato, anche attraverso un tavolo di coordinamento che eviti il sovrapporsi delle iniziative e attraverso un'idea, la realizzazione della Casa delle Associazioni. Il mio progetto prevede poi una particolare attenzione anche per il turismo, la cultura e i nostri siti produttivi, a partire da quelli storici, che devono essere difesi e promossi. Ma la nostra città si merita anche idee più ambiziose, come quella di valorizzare l'Arno e il suo ambiente circostante. Per realizzare tutto questo ritengo fondamentale recuperare un dialogo con i cittadini di tutti i quartieri, ascoltando i loro bisogni e le loro necessità. C'è bisogno di rivoluzionare la macchina comunale, anche in modo da portare nella nostra città tutte le risorse disponibili per sostenere il nostro progetto. Per realizzare tutto questo c'è bisogno di competenza, determinazione e, non per ultimi, entusiasmo e amore per la nostra città. Questo è il mio impegno per San Giovanni. Se avrò la vostra fiducia, ripartiremo insieme.